Arezzo partecipa alla giornata internazionale sulla violenza contro le donne. Quali sono le iniziative in calendario? Sono numerose, a testimonianza del fatto che questo territorio è molto sensibile al tema e da molte iniziative per contrastare la violenza contro la donna. Si tratta di 3 spettacoli teatrali, lunedì e mercoledì al Teatro Mecenate e venerdì al Teatro Pietra Retino, la sera. Martedì ci sarà al San Donato un pomeriggio, una conferenza sul Codice Rosa e la sera, sempre al Teatro Mecenate, il premio Semplicemente Donna. E lunedì pomeriggio qui nella Casa delle Culture SociCop presenterà un progetto di cooperazione internazionale con la prevenzione in Nigeria. Cito le associazioni e le istituzioni che partecipano a questa serie di eventi, oltre al Comune e la Provincia di Arezzo, la ASL, e Officine della Cultura, SociCop, Soroptimist, Fidapa, e alcune iniziative sono tutte gratuite, in alcune sarà possibile dare un contributo per il Pronto Donna, quindi la Casa Rifugio e lo Sportello Antiviolenza, questo il lunedì e il mercoledì, e il venerdì, in occasione dello spettacolo Mille Passi, sarà possibile fare una donazione a favore della popolazione delle Filippine. Parliamo dell'iniziativa dello spettacolo organizzato al Teatro Mecenate per il 25 novembre. Quali sono i momenti più salienti? Qual è l'idea dietro a questo spettacolo? L'idea è quella di usare il mezzo teatrale per affrontare una tematica che non è facile affrontare, perché a seconda di come si affronta può suscitare chiusura rispetto a chi ascolta, escludere una parte degli uomini perché non vogliono sentir parlare di sé come violentatori, e anche le vittime, perché molto spesso le donne non riconoscono di essere vittime. Quindi si è voluto usare questo mezzo perché questo, il mezzo teatrale, entra nel cuore e poi ci resta.